Buonasera, bentrovati a tutti. Anche questa sera, come fa tanto, tanto caldo, prepariamo dei piatti freddi. Va bene? Cercherò di farmi. Chiedo scusa, la volta scorsa non si è vista mentre preparavo il piatto. Questa volta farò più attenzione. Bene, possiamo cominciare. Prepariamo del riso venere nero, buonasera a tutti, ben trovati, con polpo, delle zucchine che abbiamo cotto nel microonde, quindi sono rimaste belle croccanti al dente, appena scottate. Aggiungeremo dello zenzero, quindi avremo un profumo, ciao Liza, ciao Valentina, un profumo un pochino più esotico e l'andremo a comporre. Io ho già preparato il piatto, eccolo qua. Abbiamo messo del melone, dei pomodorini, questo solo per fare una presentazione. E abbiamo sistemato il nostro coppapasta. Ok, quindi procediamo ora. Il riso l'abbiamo già, ovviamente, già cotto. Eccolo qua, è pronto. Cominciamo con marinare il nostro polpo. Il polpo è già stato cotto, ovviamente. Lo andremo a tagliare e lo condiremo. Allora, la pelle del polpo, non toglietela, è ricca di collagene e fa tanto bene, ok? E poi il sapore è tutto lì. Quindi abbiamo tagliato il nostro polpo. Un ruolo importante, ovviamente, lo fa l'olio d'oliva, mi raccomando. Un extravergine, preferibilmente non filtrato se lo avete. Ok, abbiamo tagliato il polpo. Prendiamo il nostro olio. Aggiungo subito. Abbiamo preso l'olio. Ok, un pochino di sale, non tantissimo. Sono sempre un pochino attenta con il sale. Ciao, grazie Valentina. Cominciamo. Prendiamo la grattugia che lo grattugeremo il nostro zenzero, così darà tutto il suo sapore. Ecco qua, semplicemente così. L'abbiamo pulito. Abbiamo tolto la scorza. Quindi darà la nota piccante e profumata al nostro piatto. Tra l'altro, lo zenzero sappiamo che fa anche molto bene. Ok, abbiamo messo il nostro zenzero senza mai eccedere, perché sennò copriamo i nostri sapori invece che saltarli. Andremo a spremere un po' di limone. Benissimo, quindi mettiamo un pochino di limone, di olio. E cosa ci manca? Ci manca qualche altra cosa. Mettiamo qualche altra cosa, sicuramente. Mettiamo
metteremo della menta, quindi un altro sapore bello fresco, e del prezzemolo. Ecco qua, i nostri fogliolini di menta che non servono per il molito, ma bensì per il nostro polpo. Ecco qua, abbiamo messo la menta e mettiamo un pochino di zucchine. Ecco qua, benissimo, la menta anche con le zucchine sta benissimo. Ecco qua. Potremmo mettere anche del pepe, però abbiamo già messo lo zenzero, che è un po' piccantino. Ciao, ciao da Roma. Ecco qui. Abbiamo preparato il nostro polpetto. Però ci manca un pochino di colore. Ci vogliamo mettere un pochino di colore? E mettiamocelo. Ci mettiamo qualche pomodorino. Ecco fatto. Mettiamo i nostri pomodorini, i datterini colorati. Oh, eccoci qui. E un pochino di basilico e anche un pochino di basilico. Così il nostro piatto avrà un bouquet eccezionale. Ecco fatto. Benissimo. Un po' di prezzemolo, no? Ma sì, anche un pochino di prezzemolo. Sempre senza esagerare, eh? Non dobbiamo fare una cosa eccessiva. Ecco fatto. Hai visto? Abbiamo fatto veloci, veloci, veloci. Eccoci qua. Bene. E la nostra tartare di polpo è pronta. Mettiamo un altro pochino di olio. Un pochino di sale. Eccolo qua. E il nostro polpo è pronto. Già così ha un super colore. Bene, ora prendiamo il nostro piatto che abbiamo preparato prima. Mettiamo il riso nero, ci aiuta il nostro coppa pasta. Con il cucchiaio schiacciate un pochino in questo modo, in modo da parare bene. Qua. Perfetto. Stappato qualche chicchetto, lo togliamo, se no ci rovina la presentazione. Ok, bene, e ora possiamo mettere il nostro polpo, lo adageremo sul nostro piatto. Ecco. Compattato un pochino. A questo punto, miei cari signori, l'ultimo tocco, ecco qua. Bene, grazie poco.
adesso dobbiamo soltanto togliere il coppapasta. Delicatamente. Voilà. Eccolo qui. Il nostro riso nero e polpo è pronto. Fresco, gustoso e profumato. Bene, ciao Laiza. Per questa sera con il riso abbiamo fatto. Tra un pochino faremo un altro video, ma questa volta useremo delle viole siciliane, dei gamberi sempre crudi, li faremo con le zucchine, il pomodorino e metteremo anche una salsina di avocado. Bene? Grazie Valentina, vi ringrazio a tutti per la vostra attenzione e buona serata. Grazie, un bacio e un abbraccio a tutti quanti. Ciao!